Un saluto da Dottor Palmas e benvenuto all'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica. Qua mi trovo nel Dipartimento Riabilitazioni Estreme, quell'area delle nostre cliniche deputata alla risoluzione chirurgica dei problemi dei pazienti che hanno perduto tutti i denti. In quest'area vengono eseguite tutte quelle che sono le chirurgie ogni giorno sulle arcate dentarie che devono essere o ricostruite oppure impiantate con chirurgia standard o chirurgia maxillofaciale. Quando noi andiamo a eseguire interventi di chirurgia maxillofaciale è importante avere a disposizione anche un'equipe maxillofaciale. Noi abbiamo ben 5 chirurghi maxillofaciali e soprattutto eseguire gli interventi con l'ausilio di personale dedicato all'anestesia generale. Qua di fianco a me vedi per esempio in preparazione il prossimo intervento che verrà eseguito con anestesia generale. Lì di fianco per esempio, se vieni qua con me ti faccio vedere, io non posso entrare ora in questa stanza perché per ovvie ragioni c'è la sterilità che deve essere mantenuta, ma ti posso far vedere da qua per esempio il macchinario dell'anestesia generale. Quei monitor che vedi là sono i monitor che ci danno le funzioni vitali del paziente. In questo momento ci sono il chirurgo, la infermiera e l'anestesista che stanno somministrando quelli che sono i farmaci che inducono la sensazione inizialmente di torpore e poi di sonno profondo, che permetterà di eseguire l'intervento con molta più facilità, più sicurezza, controllo. Un paziente rilassato che dorme, un paziente che avrà la sensazione del tempo che scorre molto più rapido e soprattutto l'equipe chirurgica tutta sarà molto più facilitata in quello che è l'intervento. Un intervento che normalmente può durare 3 ore, in questo modo si riesce a comprimere fino a 1 ora e un quarto, 1 ora e mezza. Perché? Perché si lavora con un paziente che dorme, con un paziente che non deve alzarsi per lavare e sciacquare la bocca, per sputare oppure perché ha ansia. Il paziente dorme, si sveglierà con l'intervento eseguito e il chirurgo avrà lavorato la metà del tempo molto più concentrato e focalizzato sui passaggi della chirurgia che deve eseguire. L'anestesia generale non è un servizio che danno tutti i dentisti, è anzi uno di quei tipi di servizio che puoi trovare in centri iperspecializzati come il nostro, anche come altri. Non sono tantissimi, ma avere questo servizio è una sicurezza in più per il paziente che viene monitorato nei suoi parametri vitali, una sicurezza in più per la riuscita dell'intervento. E spesso quando trovi l'anestesia generale significa che in quel centro chirurgico se ne fa veramente tanta di chirurgia e soprattutto si fa un tipo di chirurgia estrema, per cui è veramente fondamentale avere questo tipo di approccio all'intervento. Io ti faccio un saluto qua dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia e per approfondire segui i prossimi video. Ciao!